la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Con l'aiuto e il patrocinio e la forza dei Santi Cosma e Damiano chiamiamo e chiediamo soprattutto, innanzitutto al Signore, che guarisca i nostri peccati, perché possiamo essere degni di partecipare a questa Eucaristia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore Figlio unigenito Gesù Cristo. Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Ti glorifichi la Chiesa, Signore, nel santo ricordo dei martiri Cosma e Damiano. Tu che hai dato loro la corona della gloria, nella tua provvidenza, concedi a noi il conforto della loro protezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Libro della Sapienza. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun tormento li toccherà. Agli occhi degli stolti parve che morissero, la loro fine fu ritenuta una sciagura, la loro partenza da noi una rovina, ma essi sono nella pace. Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza resta piena di immortalità. In cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici, perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé, li ha assaggiati come oro nel crogiolo e li ha graditi come l'offerta di un olocausto. Nel giorno del loro giudizio risplenderanno come scintille nella stoppia, correranno qua e là, governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli, e il Signore regnerà per sempre su di loro. Coloro che confidano in Lui comprenderanno la verità. I fedeli nell'amore rimarranno presso di Lui, perché grazia e misericordia sono per i Suoi eletti. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme. Alle Tue mani, Signore, affido il mio spirito. Alle Tue mani, Signore, affido il mio spirito. Sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva.
perché mia rupe e mia fortezza tu sei. Per il tuo nome guidami e conducimi. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Esulterò e gioirò per la tua grazia, perché hai guardato alla mia miseria. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto. Salvami per la tua misericordia. Alle tue mani, Signore, affido il tuo spirito. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. La festa dei Santi Medici si vede raccolti pieni di fiducia intorno all'altare per tornare a invocare per tutti salute e salvezza. Ringrazio il vostro parroco per questo invito, saluto con deferenza le autorità, il signor Sindaco e le altre autorità civili e militari presenti a questa celebrazione. L'uomo è al centro del servizio sempre della Chiesa come dell'autorità pubblica e lo vogliamo fare e sigillare di nuovo questo patto proprio nella memoria e nel ricordo dei Santi Medici, i quali più di ogni altra cosa ebbero a cuore sempre l'uomo nelle sue necessità e soprattutto nelle sue fragilità. Affascina la santità, affascina la bellezza, affascina la virtù ed ecco il motivo per cui il culto e la devozione verso i Santi Medici non è mai venuta meno nel popolo cristiano e ancora più in questa comunità che porta iscritta la sua fiducia nei Santi oltre che nel titolo della Chiesa che leggiamo ben visibile, costruita sul luogo dove
si vuole, la tradizione vuole ci sia stato il passaggio dei Santi Cosma e Damiano verso la città eterna, come anche nel nome della città. Cari amici san cosmesi, chi più di voi può dire allora di appartenere a pieno titolo ai santi medici, a questi magnifici eroi della fede? Ed è giusto allora che in questa festa noi rinnoviamo il voto e la promessa di essere sempre degni di questo speciale legame che ci lega ai santi Cosma e Damiano, ma soprattutto essere degni del loro patrocinio per le virtù che essi hanno praticato e che noi ci vogliamo impegnare a rinnovare nella nostra vita. Che cosa ci hanno insegnato Cosma e Damiano? Con le loro opere e il loro vivere, anzitutto ci insegnano il bene come la via attraverso il quale l'uomo realizza se stesso. Ci insegnano la gratuità come espressione del servizio generoso e del sentirsi prossimo e fratello di tutti. E non per ultimo ci insegnano la costanza nella fede fino al martirio. Ecco perché la Chiesa ha sentito il bisogno di affidarsi all'intercessione di questi due santi, come li chiama Teodoreto, illustri atleti e generosi martiri, sin dall'inizio, addirittura mettendo il loro nome nel canone romano e invocando il loro patrocinio dopo quello degli apostoli. Tre grandi tradizioni ci consegnano la memoria, le opere e le gesta di questi due santi. Sappiamo che il padre si convertì al cristianesimo dopo la loro nascita, la madre già era cristiana e si occupò di più della loro educazione. E diremmo che già questo nucleo familiare dovette sicuramente incidere nel loro cuore e inclinarli verso il bene, verso la gratuità e verso la fede. O quanto è importante che in ogni famiglia si respiri da subito anzitutto questa inclinazione al bene, mostrandolo, indicandolo. Non è vero che è tutto male, non è vero che siamo circondati solo di cose cattive, c'è tanto bene e ognuno deve avere il coraggio, la forza e anche l'ardire di mostrarlo, di indicarlo, così pure la gratuità e ancor di più il dono della fede. Senza questo nucleo iniziale neppure possiamo pensare che per i santi Cosma e Damiano poteva essere possibile realizzare tutto quello che hanno realizzato e per cui ora portano in mano la palma, cioè la vittoria. Questo significa anzitutto il segno che essi ci mostrano, che hanno vinto sul male, sull'avidità, e hanno vinto contro chi voleva farli rinnegare nella fede. Ci colpisce soprattutto questo aspetto della vita dei santi medici, la gratuità. Probabilmente furono colpiti dalla parola del Signore: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Uno dei loro più celebri miracoli racconta di come essi furono capaci addirittura di sostituire una gamba ulcerata di un loro paziente con quella di un etiope morto pure di recente. E di molti altri miracoli fu capace la loro fede. Diremmo che dove non poteva arrivare la scienza, quella che loro avevano potuto acquisire fino a quel momento, ed era forse molto di meno di quella che oggi, grazie a Dio, la scienza medica possiede, ecco, dove non arrivava la scienza arrivava la fede. Per questo diremo che molti più miracoli furono e molti più gesti furono compiuti nella fede che nella scienza.